Il Monte Termenillo è identificato da tutti come la montagna di Roma, dato che le due località distano meno di 2 ore d'auto l'una dall'altra. In passato era la località sciistica di riferimento del centro Italia, ma a causa di assenza di investimenti di rinnovamento degli impianti di risalita ha subito un costante declino col passare del tempo. Sembra che per rilanciare questa fantastica località la regione abbia stanziato 20 milioni di euro per modernizzare gli impianti, che risalgono ormai agli anni 50. Con la speranza che la montagna venga rilanciata per il turismo invernale, il Termenillo resta un posto stupendo anche d'estate. Questo è un massiccio calcareo molto vasto, che in alcuni punti ricorda le montagne dolomitiche. Il caratteristico paese è delizioso ed offre ogni servizio per passare delle piacevoli giornate all'insegna del relax e del divertimento in tutti i mesi dell'anno. Eccoli qua. Vai, eccolo qua, Ricky. Appena avuto un incontro ravvicinato con uno stinco, buonissimo. Quest'aria frizzantina stimola veramente l'appetito. Finito questo bel pranzetto, continuiamo il nostro giro alla scoperta del Termenillo. L'equitazione è una delle molte attività che si possono effettuare su questa montagna. Qui siamo alla località Cinque Confini, dove il maneggio della scuderia organizza passeggiate a cavallo immerse nella natura e in pieno relax. Sempre perché in un family trip non si può fare proprio tutto, noi ci limitiamo a far vivere una breve esperienza da cowboy a Christian, che, emozionatissimo, si immerge nei panni di un piccolo John Wayne al galoppo sul suo cavallo maculato. Termenillo ci ha regalato veramente una fantastica giornata. Non ci resta che fare un ultimo giro in paese e metterci in viaggio per tornare a Calcariola.